Buonasera a tutti, è sempre Forza Napoli, voglio perché tutto riesce è sempre munnezza e sicchero. Questo è poco ma sicuro, ma sono sicchero. Quindi lasciamo perdere, sicchero sempre su. Ragazzi, voglio lasciare un messaggio a quel chiamamolo signore, ma tanto può chiamare signore, a Massimo Ma. Che c'ha da ridire addirittura su di noi per i festeggiamenti dei nostri giorni. Ma quello che dico io, caro Massimo Mauro, caro grande signore, sì, o signore Ralot, sì, caro grande signore Ralot, Massimo Mauro, che sì, puntini, 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 ma voglio capire una cosa, perché fai determinate dichiarazioni? Che poi alla fine del discorso, della tua dichiarazione, cosa vuoi a dire? Ma io non ce l'ho con i napoletani. Beh, se non c'ha niente che napoletano, ma dice che parli a fare per dare fiato alla bocca perché l'aria non sopava, né? Perché l'aria non sopava. Ma sei proprio ridicolo, ma io volessi capire a te là, come opinionista a te, che bip da me, si voglio capire, ma te fa capire. Chi bip da misa di là? Voglio capire, allora io ti voglio leggere una tua dichiarazione che hai fatto su Sky, no, su Premium, scusate. Una tua dichiarazione che dice, tu l'hai detto, non capisco tutti questi festeggiamenti ridicoli, addirittura ci chiama pure ridicoli, sì, che lodo, da parte dei giocatori del Napoli, sotto la curva dopo ogni vittoria. Ma hanno vinto qualcosa? Ti rispondo subito, sì. Ma vinta la partita onestamente, sì, che lo è muto. Poi dice, non ho nulla contro il Napoli, se non tenevo nulla, caro Rufrato, caro Rufrato, frate a me, mi di schifo però, frate a me, se non tenevo niente, sì, che lo non parlavi contro di lui. Io non ho nulla contro il Napoli, ma la trovo veramente ridicolo il festeggiare così. Ma io non lo so, non lo so, a te che culo da brucia per fare i giocatori nostri festeggiare così, boh, non lo so. E concludo, di solito si festeggia così quando vinci i trofei. Ma qual è il problema tu? Tu mo marici a me, Massimo Mauro, Sicchielo, peggio la squadra di tipo, perché tu sei un rubentino, Sicchielo. Fammi capire una cosa, a me, tu che problema hai con i giocatori che festeggiano sotto la curva? Ma che problema dire, ma ti dà così fastidio? Ecco, ecco, come dice a Napoli, ti brucia proprio tuo culo. Questo è il problema, questo è il problema. Caro Massimo Mauro, stammi a sentire un consiglio, ma uno consiglio, ratta fatica. Non ti mettere nella scrivania a fare l'opinionista quando quella proprio non sai fare, non è articolo rotolo, cagno stampa, cagno metatone, stiamo a sentire, cagno proprio spacciatore perché tu usa roba falsa, a roba scaduta, questo è il tuo problema, tu usa roba scaduta, questo è il tuo problema. Io e ancora oggi mi faccio una domanda e non ho mai avuto risposta. Per quale motivo a te ti dà fastidio? Bruciano a tanti, infatti si fa, non si fa altro che parlare del Napoli, e questo devo dire la verità, è un motivo di orgoglio, perché da tanto per parlare del Napoli vuol dire che noi facciamo paura, quindi onore e merito a parlare, però a parlare ci devono essere la gente concreta, non si chielo con Matteo. Questo è il problema. Ragazzi, adesso vi saluto, vi invito, mo fra poco i miei video usciranno anche per TV, la TV si chiama Sei Mia TV, canale del digitale terrestre, adesso non mi ricordo bene, poi ve lo farò sapere, aspettate, mi sembra che in Campania, un secondo solo vi faccio sapere perché non mi ricordo, sul digitale terrestre 887 in Campania, qua in nelle Marche ancora non arriva, però
a breve anche i miei video verranno trasmessi in TV, così almeno sto messaggio a Mauro Mauro, a Massimo Mauro, Sicchi Loro, Ludam Vichingolo, Cumberu Bedì, Sicchi Merda, ci arrivo. Quindi, perciò, alla fine una cosa ci arriva sta. Quindi vi invito a guardare, poi dopo vi farò sapere con esattezza quando sono i giorni, eccetera, della mia uscita in TV, e vi farò sapere per quanto riguarda questo video qua. Infatti adesso lo pubblicherò e andrà in onda quando me lo faranno sapere. Quindi adesso vi mando un bacione, vi raccomando, se vi piace il video, votatemi sempre sulla TV, Semia TV, e se non vi piace, non mi votate, come c'è. Ragazzi, vi saluto. Ah, e volevo fare un ringraziamento particolare al mio amico Sabatino Libertino, che mi ha regalato questa bellissima foulard, questo bellissimo foulard che viene, mi sembra, dal Iraq, quando è andato in missione, il mio amico. Lo ringrazio di vero cuore, con un bacione e con tanto affetto. Grazie, grazie della stima che nutri per me, e la stima è reciproca, ma non solo con lui, è con tutti quelli che mi vogliono bene. Oresti soprattutto Sicchiolo da Lutano, che non muovo bene a me, perché non per dirlo, raga, io se faccio i video per sdrammatizzare, scherzare, per fare poche stronzate, va, perché sennò che teniamo lì. Quindi vai tu, un bacione, e sempre forza Napoli, perché tutto questo è sempre Munnez e Sicchieluto, un merubedini Sicchielo e Massimo Ma. Ciao, vai tu, e forza Napoli.